Natale sold out negli agriturismi cremonesi, soluzione gettonatissima da chi non vuole cucinare in casa ma nemmeno rinunciare ai piatti tipici della tradizione, rigorosamente fatti a mano e con prodotti del territorio. Natale 2023 da tutto esaurito, sia per il pranzo di Natale che per il pranzo di Santo Stefano. Si registrano quindi e anche per il cenone di Capodanno, quindi tutte le tre festività principali sono da tutto esaurito. È andata molto bene anche la vendita dei prodotti agricoli, quindi cesti, pacchi, regali che da inizio dicembre sono stati richiesti su tutti i fronti. Nel nostro menù di Natale non mancheranno i piatti della tradizione, quindi naturalmente cotechini, carne di cacciagione o comunque capponi, manzo, risotti con formaggi locali, non può mancare nel nostro agriturismo il salva cremasco, ravioli rigorosamente fatti in casa, così come dolce a base di panettone e crema di mascarpone. Anche per questo Natale 2023 il nostro agriturismo è al completo, abbiamo avuto molte chiamate ma da più di un mese ormai siamo appunto al completo e abbiamo invece ancora disponibilità per Santo Stefano, ma è stata anche una forte richiesta per quanto riguarda l'asporto, che è una cosa che abbiamo mantenuto dal periodo Covid, e anche appunto quest'anno abbiamo parecchi asporti e parecchi consegne a domicilio, faremo altrettanto anche per il cenone di Capodanno. E comunque abbiamo visto che sul territorio cremonese siamo stati molto richiesti, anche perché come sempre andiamo a proporre dei piatti della tradizione, quindi i marubini fatti a mano, poi i bolliti di carne, arrosti di bassa corte, panettone con la crema mascarpone, sempre tutto di nostra produzione e delle aziende agricole del territorio cremonese. E quest'anno per i regali sono andate letteralmente a ruba le strenne agricole. Per questo Natale registriamo un aumento di richieste per quanto riguarda strenne agricole. Noi siamo in Piazza Marconi con un mercato agricolo natalizio e devo dire che comunque siamo soddisfatti e la risposta della cittadinanza c'è e le nostre agri-bag stanno arrivando sotto gli alberi di diversi cremonesi.